Isabella Rauti, Fratelli d'Italia, buongiorno, benvenuta. Rauti, come si riesce a dare la spinta, il turbo a questa parte della campagna che riguarda i bambini? Fassina. Perché io vi sentivo benissimo, quindi per fortuna ho potuto ascoltare gli interventi precedenti e quindi posso intervenire, diciamo, con cognizione quantomeno di quanto è stato detto fin qui. Ho anche apprezzato molto l'equilibrio dell'intervento del dottor Campana. Guardi, noi siamo, come dire, chiediamo una informazione chiara, ecco, un approccio equilibrato come quello appunto espresso dal dottor Campana, perché evidentemente noi dobbiamo rassicurare i genitori e quando voi avete dato la percentuale, è evidente che in quelle abbiamo poco più della metà, diciamo 50%, 53% dei genitori che sono favorevoli e che dite voi stanno aumentando. È evidente che in quella cifra ci sono molti genitori vaccinati che però sono incerti sul vaccino per i loro figli, non perché sono ideologicamente Novax, ma perché evidentemente non abbiamo ancora tutti gli elementi per valutare il rapporto rischi e benefici, anche in considerazione poi dell'età dello sviluppo che questi bambini dovranno affrontare. Quindi io penso, e in questo condivido anche quello che ha detto il collega che mi ha preceduta, cioè quello che manca, ed è mancato anche più in generale sulla campagna vaccinale, è una informazione, come posso dire, chiara, netta, costante, non faziosa, e anche una campagna informativa rivolta ai genitori, utilizzando però anche per esempio le agenzie educative come quella scolastica. Dico questo perché c'è bisogno di essere rassicurati, perché se si sta davanti alla televisione e si ascolta, purtroppo si ricevono messaggi contraddittori. Per esempio, sulla variante Omicron si va non è contagiosa, è contagiosissima, non è letale, lo è. Allora, tutto questo crea allarmismo. Io credo che sia necessario ridurre, anzi stroncare ogni forma di allarmismo e per esempio dare dei dati, quanti bambini vengono ricoverati, quanti vanno in terapia intensiva, portare i dati, perché i genitori quello che vogliono sapere è come stanno veramente le cose, qual è il punto a cui la scienza è arrivata. Allora, Deve essere facciamoceli dare, Rauti, incoraggiati. Io perché penso condivido. questo. Allora, Rauti e Fassina, che bisogna fare? Bisogna prorogare questo stato d'emergenza, Rauti? Sì, guarda, rispondo subito sullo stato di emergenza, mi prendo 50 secondi per il giro precedente, perché intanto lei ha fatto le domande giuste che ogni genitore pone, si pone, e il dottor Campana ha risposto, quindi ottima informazione, complimenti. Il dottor Campana ha detto anche di quella stanchezza dei genitori, mi ha colpito quel passaggio, e della situazione dei nostri ospedali. Allora, siccome non poteva dirlo lui in quanto parte in causa, ma vorrei dirlo io, noi abbiamo un sottorganico di medici e di infermieri, li ringraziamo tutti per quello che hanno fatto, però poi bisogna anche fare qualcosa. Mancano 4.000 medici e 10.000 infermieri e noi ci auguriamo che, e lo abbiamo reso un emendamento anche alla manovra, che venga anche aumentato l'aspetto economico, perché 100 euro in più al mese non sono sufficienti e quindi noi proponiamo di aumentare il fondo destinato ai medici perché bisogna assolutamente irrobustire questa struttura. Vengo alla domanda, condivido quanto ha detto il professor Campi e noi siamo, Fratelli d'Italia, è contraria alla proroga dello stato di emergenza perché non è nell'ordine delle cose, al di là di ogni ragionamento, diciamo, costituzionale del rispetto anche delle libertà individuali. È una questione che non sta perché noi andremo a prorogare uno stato di emergenza in una condizione completamente differente da quella in cui diciamo, abbiamo avviato lo stato di emergenza perché abbiamo avuto una campagna vaccinale che evidentemente viene, come dire, notato, è una campagna vaccinale che ha avuto, nonostante la resistenza di una sacca di Novax, ha avuto successo. Allora noi riteniamo che questa proroga intanto non rassicuri gli italiani, ma soprattutto non stia nell'essere delle cose, anche perché qualora noi non lo prorogassimo di fronte a un'emergenza reale, ci sarebbero sempre i poteri, come dire, per ripristinare lo stato di emergenza. Il perdurare come un automatismo meccanico dà un'idea di insicurezza generale. Se il governo è convinto di procedere bene,
dovrebbe appunto revocare, non prorogare quindi lo stato di emergenza, che altrimenti rischia di diventare un po' un alibi da utilizzare poi anche per restringere e limitare le libertà personali che invece sono costituzionalmente garantite. Chiarissimo, intanto le chiedo, perché Giorgia Meloni ha detto vogliamo un patriota, Berlusconi lo è, Draghi non sappiamo, no? Intanto che cosa vuol dire questo? Non è un patriota secondo voi? Mario Draghi, allora, sul presidenzialismo sappiamo già cosa ne pensate dalle parti di Fratelli d'Italia, è una vostra battaglia. Sì, esatto. E allora, intanto devo dire molte cose, cercherò di essere breve ma chiara. Intanto anche io, Giorgia, parto dal sondaggio pubblicato stamattina, stamattina su Repubblica, perché vedo che c'è una larghissima condivisione che prima non c'era negli italiani del tema caro a Fratelli d'Italia e vorrei ricordare addirittura caro ancora prima al Movimento Sociale, che è la battaglia per l'elezione diretta del Presidente della Repubblica. Questo ci serve anche per uscire da un meccanismo difettoso e diciamo anche asimmetrico che è quello della Repubblica parlamentare, che come diceva anche il professor Campi è stato svuotato di alcune funzionalità per passare a una Repubblica presidenziale con l'elezione diretta del Presidente della Repubblica. Quindi battaglia nostra che rivendichiamo, ma che ora ha avuto, sta avendo maggiore consenso, e anche durante la nostra festa di Atreju abbiamo dedicato un intero panel a questo dibattito e abbiamo avuto assist importante, penso per esempio alle dichiarazioni del giudice Cassese. Vengo però a quanto è stato detto ieri dal palco da Giorgia Meloni, sul quale vedo anche che sui social è nata una certa polemica. Allora, il ragionamento è questo: intanto per la prima volta il centrodestra ha i numeri, sia come parlamentari sia come rappresentanti delle regioni, ha i numeri, dicevo, per essere determinante in questa partita, ed è un fatto nuovo ed è un fatto importante. L'appello di Giorgia Meloni ieri è stato questo, voglio essere chiara: intanto un confronto allargato, ampio, con tutte le forze politiche, un ragionamento, come dire, scevro da pregiudizi. E poi, quando lei ha detto un patriota e qualcuno sui social su questo ha ironizzato, intendeva dire quanto segue: intanto noi abbiamo i numeri per essere determinanti, siamo disposti al dialogo, ma non siamo disposti a nessun tipo di compromesso, inciucio, scelte fatte nelle segrete stanze sul Presidente della Repubblica, che deve essere un patriota, ovvero colui che difende l'interesse nazionale italiano e, aggiungo io, lasciatemi dire, che non abbia la tessera del PD, perché poi qual è il punto? Il punto è che su questa partita spesso abbiamo visto le pressioni dei partiti e anche la scelta caduta e anche le pressioni, devo dirlo, del PD sulla scelta del presidente. Allora, in sintesi, dire che è un patriota, che deve essere un patriota, significa dire una persona che non deve avere necessariamente la tessera di quel partito per essere ritenuto valido. Vediamo chi ha tutti i requisiti per concorrere, confrontiamoci, una persona che garantisca la difesa dell'interesse nazionale. Ma Berlusconi garantisce la difesa dell'interesse nazionale, Rauti? Sì, secondo me e secondo noi sì, intanto ha tutti i prerequisiti, perché Berlusconi è, penso che sia quello che ha governato più a lungo e quello che è stato più votato, tra l'altro è stato l'ultimo Presidente del Consiglio, diciamo, eletto da una volontà popolare, cosa alla quale ci siamo purtroppo disabituati con gli ultimi Presidenti del Consiglio, e quindi ha tutti i prerequisiti, quindi oggi è il nostro candidato, ma come ha detto anche la Presidente Meloni, se questo su questo noi non riusciamo a vincere la partita e vogliamo sempre conservare l'unità del centrodestra, lavoreremo eventualmente a un piano B. Rauti, la faccio replicare, però vi chiedo veramente 30 secondi perché devo chiudere. Le voglio chiedere anche un'altra cosa, perché sa, l'ultima volta che Berlusconi ha parlato dei suoi alleati, di Meloni e Salvini, ha detto anche che lo faceva un po' sorridere l'idea di Giorgia Meloni a Palazzo Chigi.
Tante domande in una. Allora, intanto rispondo a Fassina che parla di giochino volendo offendere la Meloni e voglio informarlo che questo giochino per noi è stato tradotto in una riforma molto articolata e complessa e costituzionale che appunto parla di presidenzialismo, parla di maggioritario, ma insomma, come dire, no, hai parlato che la Meloni fa dei giochini strumentali quando invece, e voglio anche no, dire mi riferivo io non ti ho interrotto, ti ho ascoltato e ho sentito le tue parole con educazione, quindi ti chiedo di fare altrettanto, anche perché ho pochissimi minuti. Pochissimi secondi, in realtà, perché devo chiudere, scusatemi. Sì, ecco, dal Parco di Atreju ne abbiamo parlato con esponenti di livello, giuristi, costituzionalisti, abbiamo parlato di presidenzialismo, l'abbiamo fatto noi, non l'avete fatto voi, quindi non è un giochino, ci stiamo opponendo un problema che riguarda l'interesse nazionale. Per quanto riguarda l'ultima cosa che mi chiedeva la nostra gentile conduttrice, su Berlusconi c'è l'unità del centrodestra, al di là di quelle che possono essere le battute che lei riportava, c'è l'unità del centrodestra, in questo momento intorno al nome di Silvio Berlusconi il centrodestra è compatto. Come dicevo prima, per noi sul nome del Quirinale il valore fondamentale è tenere compatto il centrodestra. Se dovessimo cambiare nome, lo cambieremo, ma sempre in maniera compatta. Allora, abbiamo numeri per essere determinati. Devo chiudere, grazie Isabella Rauti.